On va donc avec le podium, avec les athlètes, on est prêt. C'est une info pour les télévisions, pour les photographes. Séverine, tu viens là. Séverine, tu viens là, juste en bas du podium. Il y a Laetitia qui est là, il y a Roberta Francesca, il y a les deux Suisses, Mireille qui vient. Avec Gabriel aussi, qui vient ici, Gabriel. Chers amis du public, chers amis de Pyramenta, on est prêts pour le podium là, pour ce qui concerne cette étape, la grande course, classement donc de Pyramenta 2012. On va applaudir très très fort, troisième place dans Pyramenta pour l'équipe suisse composée par Mireille Richard, Gabriel Magnella. Dans le classement de Pyramenta, Mireille Richard et Gabriel Magnella. Mireille qui monte sur le podium, il mérite pour l'applaudissement, pour applaudir avec eux aussi. Toutes les filles qui ont pris part dans cette Pyramenta, ils terminent en 13h33-28. Troisième place sur le place, Mireille Richard, Gabriel Magnella. Les voilà, les deux Suisses. Second place, deuxième place dans Pyramenta, 27e édition. Avec la victoire d'étape aujourd'hui, second place, Lady Tarou, Séverine Bonconte. Super épreuve avec trois victoires d'étape. Dommage pour la première étape, sinon peut-être même le rêve de la victoire dans Pyramenta. Deuxième, il termine en 12h26min37s, Séverine Poncombe avec Lady Tarou. Et il termine à la 41e place au classement Scratch. The winner, first place, première place, triomphe italiano, quinta vittoria nella Pyramenta, nella storia, nella leggenda di questa corsa, il due italiano, Roberto Benedetti, Francesca Martini. In cima alla Pyramenta, ci sono ancora loro, c'è la classe cristallina di questo gruppo altilinese bambino, Roberta Benazzini, Francesca Martinetti, 41esima salute in 12 ore 22:51. Posto, quasi in plaza Pyramenta, William Bonardio, dietro lo scusi! Pour les deux, la victoire d'étape sur le Grand Mont. Super Pyramenta. Second place, secondo posto, deuxième place pour l'armée d'Italie. Centro Sportivo Esercito, Benedetto Matteo Eldalin. Eldalin Trento, deuxième place et 43 minutes 20 secondes. In cima, al cielo della Pyramenta, lassù in cima a questo podio, al sommet des montagnes, du Confortino, al sommet de Pyramenta, il y a l'équipe italienne composée par Manfredo Tete, Lorenzo Aspetto. Là, c'est le podium de la 27e édition de Pyramenta d'Arèche-Beaufort. Ils sont fatigués, les deux. On va les applaudir avec les 40 qui sont les 40 italiens, français, suisses. Ça n'importe pas. Les bras dans le ciel. Là, ils sont exactement pour les Tiger. Roberta e Francesca, e sono 5. E sono 5, sì, una grande soddisfazione. Anche se non abbiamo vinto la tappa, è stata veramente dura perché abbiamo comunque sempre cercato di controllare le avversarie,
di averle sempre lì a portata di mano in modo tale che non ci potessero guadagnare più di tanto. È stata una grande soddisfazione, sofferta ma meritata. Francesca, passano gli anni, cambiano le avversarie e voi siete ancora qui. No, adesso per quest'anno ce l'abbiamo fatta ancora, ci faceva piacere essere qui ancora una volta, adesso vedremo, calma. Beh, complimenti ragazzi. Grazie. Lorenzo Holznet, missione compiuta. Missione compiuta, sì. No, siamo contenti, alla fine sono stati 4 giorni alla fine duri perché Denis e Matteo ci hanno davvero reso dura la vita, abbiamo dovuto faticare, alla fine siamo partiti oggi con un vantaggio di 1-10 che era tanto, ma alla fine sei sempre lì a rischiare, quindi abbiamo fatto un po' il nostro ritmo subito dall'inizio, siamo riusciti a fare un piccolo buco e alla fine è poi andata bene, dai. A chi la dedichi questa pierramenta? Ma la dedico, ma forse un po' a me stesso, nel senso che alla fine ci ho creduto già un po' dalla primavera scorsa, da quest'estate, mi sono impegnato diciamo a fondo con gli allenamenti, ci ho creduto, sono rimasto un po' concentrato sui vari obiettivi e poi grazie anche a un po' di fortuna alla fine è andato tutto bene. Ragazzi, finalmente un po' di relax, anche questa pierramenta è andata. Sì, penso che ci siamo meritati un po' di relax, 4 giorni molto combattuti, visto che ci hanno fatto trovare lungo fino alla fine questi due qua. E comunque alla fine abbiamo avuto la meglio noi e comunque le gare sono così. Tenì, alla fine la pierramenta non sarà una vertical, ma è la tua gara. Sì, a me qua più o meno, ne stavo parlando anche un attimo fa, gira sempre abbastanza bene. E boh, abbiamo perso ma senza grandi rimpianti, perché già all'inizio del piano anch'io avrei scommesso su di loro, mi sarei messo sul podio ma avrei scommesso su di loro per la vittoria. Ho avuto un po' che la mezza giornatina io ieri, una mezza Eda oggi e comunque perché loro avevano qualcosa di più.